Novità, la novità è che la Ternas, che beccare un cittadino che magari impaurito dal fatto di essere solo cede a qualunque tipo di ricatto, ha beccato un portavoce del Movimento 5 Stelle che quindi si ribella, anziché lasciare un esproprio andare avanti così senza alzare un attimo neanche la voce, siamo qui a bloccare tutto. Quindi per la prima volta un terreno di proprietà di un deputato del Movimento 5 Stelle. Questa per noi è una grandissima occasione, perché oggi impediremo l'occupazione di questo terreno, ci faremo sentire, occuperemo noi qui, e non sarà la Terna ad occupare, per evitare la costruzione di questo elettrodotto, che è un disastro per la salute dei cittadini e per le aziende locali. Approvata in Senato una norma che elimina i benefici per i condannati al 416 ter. Voto positivo del Movimento 5 Stelle, che resta critico però sull'impianto della norma definita inefficace, dato particolarmente grave considerando il rischio che grava sulle vite di magistrati antimafia ed in particolare su quella di Nino Di Matteo e Roberto Scarpinato. Se fuori da queste aule succede qualche cosa ai nostri servitori dello Stato, la responsabilità sarà la vostra, che non avete voluto le norme efficaci per combattere i mafiosi. È inutile che qua votate all'unanimità questa norma che non servirà a niente, perché non ci sarà un condannato al 416 ter con la norma che avete approvato. E se osano levare la propria mano contro i fedeli servitori dello Stato, noi chiederemo due cose e le otterremo, colleghi, in un modo o nell'altro. La prima, noi chiederemo che chi entra nella mafia non deve uscire più alla galera, chiederemo l'ergastolo. La seconda cosa che noi chiederemo sarà l'estensione del 41 bis a tutti i pericolosi delinquenti detenuti nelle carceri con condanne per mafia. Non ci saranno lobbisti fuori dalle aule di commissione durante la discussione della legge di stabilità. È un risultato che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto in ufficio di presidenza a Montecitorio. Abbiamo ottenuto un primo risultato. Quest'anno, durante la discussione della legge di stabilità, i lobbisti non potranno accedere alla Camera dei Deputati. È finito il mercato delle vacche che si consuma da decenni in questo palazzo a scapito dei cittadini italiani. Non è un caso che le leggi in questo paese si facciano sempre a favore di petrolieri, a favore di cementificatori, a favore di coloro che vogliono la privatizzazione dell'acqua, perché sono quelli che stanno sempre qui dentro a mercanteggiare con i parlamentari conniventi. Nell'ufficio di presidenza di Palazzo Madama, invece, sfruttando anche l'assenza del questore del Movimento 5 Stelle Laura Bottici, impegnata a Carrara a prestare soccorso nell'emergenza alluvioni, l'ufficio presieduto da Pietro Grasso ha promosso 3 nuovi capiservizio e 13 nuovi vice segretari, in contraddizione con la spending review del governo Renzi e la riforma del ridimensionamento del Senato. È colpito con la scure della sospensione 11 portavoce del Movimento 5 Stelle per la protesta in aula durante l'approvazione dello Sblocca Italia. Questa situazione sta peggiorando, in quest'anno e mezzo è peggiorata gravemente, da Renzi in poi si è ancora aggravata ulteriormente, e le opposizioni sono state, il Movimento 5 Stelle in particolare, è stato messo all'angolo, nell'impossibilità di lavorare. A questo tipo di azione la nostra reazione è stata dura e decisa. Vi impediremo di votare. In realtà non gli abbiamo impedito di votare, perché poi alla fine sono riusciti a votare la fiducia lo stesso, quindi queste sanzioni sono anche ingiustificate per la loro gravità, ma sono state necessarie per far capire soprattutto al presidente Grasso che o si ripristina un po' di legalità o il Movimento 5 Stelle non starà zitto a subire, perché voi non ci avete mandato qua per questo. Il deputato Michele Dell'Orco chiede conto al ministro dei trasporti Lupi del conflitto di interessi che va ad insidiare la compagnia di bandiera Alitalia con l'approdo in presidenza di Luca Cordero di Montezemolo. Innanzitutto perché è già tra gli azionisti di maggioranza e soci fondatori della società dei treni Italo, che si trova in diretta competizione con Alitalia, quantomeno con riferimento alla tratta ad alta velocità Roma-Milano. Inoltre non è un segreto che Montezemolo sia arrivato ad ottenere l'incarico proprio per aver favorito gli accordi all'Italia Etihad, grazie anche alla sua vicinanza ad alcuni ambienti politici e finanziari degli Emirati Arabi. Questa nomina quindi non dà alcuna garanzia, e il governo, facendo valere le azioni di Poste Italiane, poteva almeno suggerire criteri per una figura maggiormente indipendente. Continua intanto la protesta dei dipendenti di Meridiana. Il Movimento 5 Stelle si è visto bocciare dal governo una mozione in difesa dei diritti dei lavoratori della compagnia aerea sarda. Meridiana è una compagnia che ha acquisito il 100% di Air Italy
E che cosa vuole fare? Vuole spostare i lavoratori di Meridiana dentro Air Italy. Sostanzialmente vuole licenziare i lavoratori di Meridiana e riassumerli con Air Italy, cambiando le condizioni contrattuali. La nostra mozione presentava ben 6 punti. Al quarto punto, che il governo ci ha bocciato, noi chiedevamo di evitare che le aziende ricattassero i lavoratori. Su questo punto io invito tutti i cittadini a riflettere, perché questa situazione, questa azione creerà dei grossi problemi, come li sta creando per la Meridiana, li creerà per diverse altre aziende, perché non è possibile che una grossa azienda che non è in fallimento gestisca e compra un'altra azienda, come è successo per Airfly, licenzi i suoi dipendenti e riconvertirli in un'altra azienda. Questo è un imbroglio, è una truffa per tutti i lavoratori. Il governo fa una legge di stabilità con tante nuove tasse, anche occulta, e molta spesa clientelare. Il Movimento 5 Stelle invece fa la finanziaria buona, tagliando dove serve e investendo invece nella spesa per rimettere in sesto il paese. Nessuno deve restare indietro. Questo è il principio che ha mosso il Movimento 5 Stelle nella stesura della finanziaria buona, la risposta alla manovra di stabilità del governo Renzi. Tra le proposte messe in campo durante una conferenza stampa a Montecitorio spicca la sostituzione degli 80 euro con un reddito di cittadinanza, l'abolizione della riforma Fornero e l'eliminazione dell'IRAP per le piccole e medie imprese, tagli ad enti inutili, ai privilegi della politica e alle spese militari. Una lista della spesa definita buona che porterebbe il rapporto deficit-PIL al 4,4%, esattamente come quello francese. Allora, quello che deve essere mantenuto sicuramente è un tavolo istituzionale costantemente aperto, non che venga aperto e chiuso a seconda di quella che è le necessità quotidiane. L'Aula del Senato approva le mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni. Tra queste, anche quella presentata dal Movimento 5 Stelle relativa all'apertura di un tavolo permanente con il Ministero dello Sviluppo Economico. Niente da fare invece per l'exit strategy comprendente l'introduzione di misure di ammortizzazione sociale come il reddito di cittadinanza e per la parte relativa al problema ambientale che affligge il territorio ternano. Deve essere responsabile per quello che fa, deve essere ambientalmente compatibile con l'ambiente. Non esiste il concetto di costo sostenibile per un'azienda che alla fine avvelena noi e tutta la nostra discendenza. E un altro esempio storico è il sito Eternit di Casale Monferrato. La gente moriva più fuori che dentro e la maggior parte della gente era fuori, non era dentro. Allora questo non fu mai pesato, perché ai tempi c'era un'altra mentalità, adesso non ci dovrebbe più essere, eppure il ragionamento permane lo stesso. In aula alla Camera si discute di ambiente. Il Movimento 5 Stelle porta a casa alcune vittorie, ad esempio sui vuoti a rendere, che saranno testati in via temporanea in alcune regioni. Ma ciò che salta all'occhio è che la stessa maggioranza che ha approvato lo Sblocca Italia settimana scorsa restituisce ai comuni la possibilità di tenere fuori dal proprio territorio le trivelle. Andare a istituire delle oil free zone a me sembra una pagliacciata clamorosa. Nel senso che non pensate di pulirvi la coscienza dopo aver votato lo Sblocca Italia e la liberalizzazione selvaggia delle trivelle su tutta Italia e poi andare a scrivere con ipocrisia unica il fatto che i comuni possano istituire delle oil free zone. Cioè, immaginando che, visto che avete trasferito la competenza delle trivelle al Ministero, sostanzialmente un comune potrebbe deliberare di essere oil free zone, ma purtroppo il Ministero dello Sviluppo Economico potrebbe autorizzare in quel sito, in quel comune, una perforazione petrolifera. Vi rendete conto della follia che state scrivendo? Noi ci rivolgiamo a riprendere, questo deve essere chiaro, la nostra sovranità monetaria, la nostra Banca d'Italia che possa stampare dei soldi nella nostra terra. Dopo la conferenza tenuta a Bruxelles da Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle passa alle vie di fatto, presentando in Cassazione una legge di iniziativa popolare sull'euro. Stiamo presentando la legge di iniziativa popolare costituzionale per l'indizione di un referendum consultivo sull'euro. Non è l'uscita dall'Europa, attenzione, ma è un riprendersi la sovranità monetaria. E noi qui non facciamo altro che la più grande operazione di democrazia che c'è, cioè quella di consultare i cittadini. Prendere dalle vecchie opere che non avete neanche iniziato, i soldi li spostate, dopodiché per sommo dite che mettete 100 milioni su riqualificazione delle aree dismesse, efficientamento energetico, messa in sicurezza...